Oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, il miglior collante per l'intesa è condividere passioni e ideali. Intanto prenotate un piccolo viaggio magari per questo fine settimana, la vostra forma è perfetta. Toro, battibecchi familiari senza ragioni di rilievo, ma in serata con gli amici recuperate il buon umore, rimangando magari i bei tempi, tornate anche un po' ragazzini. Gemelli, il turbamento emotivo causato dalla luna non avrà comunque ripercussioni sui vostri programmi per questa giornata. La vita sociale vi riserva insomma piacevoli sorprese. Cancro, a vostro favore c'è il trigono d'acqua tra Marte e Nettuno che vi orienta verso alti ideali, pratici sì, ma con la finestra aperta sull'infinito. In serata potreste dare corpo a contorte fantasie sentimentali. Leone, in controtendenza rispetto ai canoni classici, di giorno puntate al divertimento, di sera invece al lavoro, davvero originali e come sempre un po' carismatici. Vergine, qualche tensione in famiglia, sentirete aria di bugie che vi farà saltare i nervi. Tutto si risolve in serata tra le braccia del partner, vi sentite poi naturalmente al sicuro. Bilancia, famiglia esigente e partner immusonito, troppo preso dai propri pensieri, se non vi dà spago di riflesso anche voi vi chiudete. Alla sera poi arrivate un po' spompati e con l'emicrania. Scorpione, splendida giornata con l'energia già forte al mattino. Più vi muovete, più guadagnate tono, sprizzando vitalità da tutti i pori. Marte è nel vostro segno e l'immaginario si tramuta in realtà. Sagittario, inizio di giornata brillante, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per dei curiosi come voi. Il passaggio lunare pomeridiano placa però un po' l'entusiasmo. Capricorno, tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, se qualcuno ha bisogno di voi vi attivate per trovare magari la soluzione. Nel pomeriggio potrete contare anche sulla collaborazione della luna che vi illuminerà la strada. Acquario, Marte oggi continua a remarvi contro, in compenso di mattina avrete la luna per amica, niente male per chi come voi all'amicizia dà e chiede un po' tutto. Pesci, luna contraria di mattina, ma con l'aiuto di Marte nel vostro segno non ve ne accorgerete nemmeno, quindi siete energici, belli come il sole e in forma smagliante. Se poi è vero che il benessere nasce dall'anima, non potreste stare meglio.